PR Group Italia offre soluzioni decorative a 360 gradi per l'intera casa o la singola parete, proponendo la soluzione ideale dal colore agli effetti decorativi, fino ai decori in gesso, rendendo unico il tuo ambiente. Dell'inferno. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Presentiamo oggi in questa nuova puntata di Guarda chi c'è versione estiva è un evento da paura, un evento veramente, oggi abbiamo anche l'atmosfera giusta per parlare di una camminata da paura. L'organizzatore è Filippo Tranquilli, che ritroviamo. Ciao Filippo. Ciao, ciao a tutti gli spettatori di Fano TV e di Guarda chi c'è. Soprattutto ci siamo visti tante volte Filippo in veste di attore, questa volta non solo farà l'attore ma anche organizzatore di una camminata da paura. Filippo, che cos'è questo evento? Come ti è venuta l'idea? L'idea era la notte in bianco, no, la notte bianca, del rinnovo degli abbonamenti al Teatro della Fortuna. E quella notte, aspettando che aprisse il botteghino, ho iniziato a raccontare delle storie. Piano piano la platea del Teatro della Fortuna, c'erano 110-112 persone, tutti a 112 in platea. Raccontavo le storie del sipario e ho raccontato anche una storia dei fantasmi del Teatro della Fortuna, perché ci sono dei fantasmi. E le persone sono rimaste affascinate da questi racconti e così mi è venuto in mente di perché non fa una camminata da paura proprio alla Fanesa? Perché Fano ci sono diversi edifici dove le leggende dicono che ci siano delle presenze e altri edifici legati a delle leggende, tipo la chiesa di San Pietro in Valle, per intenderci. Ecco, tutto questo ho progettato un percorso con sei storie, tre storie di fantasmi e tre storie di angeli. E angeli sui generis, insomma, c'è anche qualcosa, anche qualche demone in mezzo a tutto questo. Un evento comunque molto molto originale alla scoperta dei fantasmi di Fano, che segue un percorso ben preciso, soprattutto in luoghi molto caratteristici per la città. Si parte proprio dal teatro, che è stato forse l'inizio di tutto, vero Filippo? Esatto, esatto. Partiamo il 28 alle ore 10 di sera, alle 22, partiamo dal Teatro della Fortuna, che gentilmente la sovrintendente Katia Amati mi ha detto che mi aprirà il foyer per quella sera, e pertanto le persone, che magari qualcuno non ha veramente mai varcato la soglia del teatro, potrà ammirare anche semplicemente il foyer, e lì racconterò la storia appunto dei fantasmi del Teatro della Fortuna. Passeremo dal Teatro della Fortuna alla Pinacoteca Civica, dove racconterò una storia legata al quadro L'Angelo Custode del Guercino. Non è una lezione di storia dell'arte, ma è, questo dipinto è legato a un poeta inglese, Browning,
un poeta della seconda metà del 1700, e poi si sviluppa fino ai giorni nostri questa storia. Da lì proseguiremo per il comune di Fano, la residenza comunale proprio, dove anche qui avremo le porte aperte del comune per accedere al chiostro, perché il comune c'era un ex convento francescano, tant'è vero che a fianco c'è la chiesa di San Francesco, quella senza tetto per intenderci, che purtroppo il terremoto del 1930 ha fatto crollare, e dove ci fanno gli spettacoli. Avrei voluto andare dentro la chiesa, ma proprio il 28 c'è uno spettacolo e non ci riuscirò. Ma all'interno del comune di Fano, anche lì, c'è un'altra storia legata alla presenza di un fantasma. E lì ci sarà una chicca, una sorpresa, perché ho scoperto delle cose con una certa documentazione che ho trovato alla Biblioteca Federiciana. Proseguiremo per la chiesa di San Pietro in Valle, e lì una storia straordinaria che si chiama La Notte degli Angeli. E anche questa avvenne intorno al 1650, qualche anno più, qualche anno meno, poi lo dirò con precisione, ed è legato ad una regina che venne a Fano a messa. Poi proseguiremo verso il palazzo del vescovo, la residenza vescovile dietro il Duomo. Non entreremo, non chiederò al vescovo di aprirmi la sua casa, ma soltanto nella facciata del palazzo vescovile ci sono incastonate delle sculture, e racconterò l'origine di quelle sculture incastonate. Da lì proseguiremo, per terminare la camminata della paura, fino a Palazzo Martinozzi. Palazzo Martinozzi c'è la leggenda di quella che si chiama la carrozzaccia di Palazzo Martinozzi, e lì ci fermeremo. E anche qui grande curiosità per Palazzo Martinozzi. Però prima della camminata c'è un evento che prepara l'atmosfera. Sì, questa volta, l'altra volta era proprio così naif la camminata, con il passaparola. Adesso c'è Zarri Comunicazione che ha preso in mano un pochino la cosa e ha curato la comunicazione. E curando la comunicazione c'è un accordo con il ristorante Il Bello e la Bestia della pescheria, di fianco alla pescheria per intenderci, di Daniele Bocchini, che dalle 20 alle 22 offrirà una cena a 18 euro, posso dirlo, tutto compreso, di pesce. Io vi aspetterò, chi desidera cenare prima di mettersi, che poi per digerire viene a fare la camminata, e racconterò degli aneddoti, sarò lì con gli ospiti e cenerò insieme a loro. E poi dopo la camminata lo stesso ci si ritrova? Al termine della camminata andremo a gustare tutti insieme una moretta della carrozzaccia. Ah, premetto, la cena presso Il Bello e la Bestia si chiamerà la cena del Guercino, inteso come angelo custode. Che aiuta per la camminata. Che aiuta. Poi al termine ci ritroveremo tutti al caffè centrale per gustare un gelato, una moretta, un caffè, quello che uno desidera, insomma, e continueremo magari la chiacchierata, chi ha domande da farmi me le porrà, e così, insomma, tra amici. Bene, poi volevo solo per concludere anche fissare l'attenzione sul fatto che si entra in alcuni luoghi che mette a disposizione il comune, appunto li rende fruibili proprio per questo evento. Sì. Proprio sento l'obbligo di ringraziare Massimo Seri, il sindaco, e l'assessore Marchegiani, perché la volta scorsa sono stati veramente carinissimi e ufficialmente, dice, con il patrocinio del comune e i benefici economici. I benefici economici si estrinsecano nel fatto che mi hanno aperto i luoghi che io ho chiesto in maniera gratuita. Li ringrazio veramente di cuore. Anzi, li invito a venire a una camminata da paura. Appuntamento quindi il 28 luglio. 28 luglio, ore
20 per chi vuol cenare, ore 22 chi ha già digerito, insomma. Dalla piazza 20 settembre di Fano, ovviamente. Molto interessante questo evento. Filippo, grazie, complimenti. Grazie a Filippo Tranquilli che ne è l'organizzatore. Sì, questo è... Adesso poi da questo poi l'appetito viene mangiando, come si dice. Ho altri 3 progetti in testa che li porterò avanti, poi saranno delle sorprese quando li racconterò anche quelli. Non sto a darvi neanche un'anticipazione. Ah, una cosa che avrò con me una gentilissima e una bravissima musicista, Alberta Rocco, che con il suo flauto accompagnerà tutta la nostra passeggiata. Ecco. E l'invito soprattutto è a lasciare a casa i cellulari e a portare una candela. Mark Mande? E voi veda che le scatole luminose, che già ce n'è troppo. No, una bella candela, in silenzio, spegneremo le luci e a lume di candela sentiremo le presenze intorno a noi. Ecco, mi raccomando, possono venire anche i bambini, anzi. È da paura, ma non è spaventosa. Graditissimi anche i bambini. E veramente con le candele davvero è suggestivo. È un momento un po' fuori dalle righe, fuori dagli standard che siamo abituati a vedere. Bene, grazie allora a Filippo Tranquilli, grazie Filippo. Grazie, grazie a tutti voi, grazie a tutti gli spettatori di Fano TV e di Guarda Chi C'è. Grazie a Zarre Comunicazione, grazie al sindaco Massimo Seri, grazie all'assessore Stefano Marchegiani, grazie ad Alberto Rocco e grazie anche a te Silvia. Grazie allora a Filippo Tranquilli, l'appuntamento è per il 28 luglio in piazza 20 settembre alle ore 22. Grazie anche a tutti voi per averci seguito, appuntamento alla prossima puntata. Guarda chi c'è, c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me, guarda chi c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me, guarda chi c'è qui con me. PR Group Italia offre soluzioni decorative a 360 gradi per l'intera casa o la singola parete, proponendo la soluzione ideale dal colore agli effetti decorativi, fino ai decori in gesso, rendendo unico il tuo ambiente. Dell'inferno.